Il bilancio assolutamente è un bilancio che ancora deve migliorare. Teniamo conto che siamo arrivati alla urbanizzazione, doveva essere fatta nel 15, poi alla consolidare i conti, i rapporti dare avere, il patrimonio, le valutazioni e via dicendo. Cioè vi sto prospettando questo bilancio, sebbene arrivato a novembre, veramente una roba che tutte le volte, però come un ulteriore passo avanti all'interno di una riforma sostanziale per il bene di tutta la città. Poi ciò che non io sollecito questo, se virgolette vi volete bene, cioè se pensate che dia un indirizzo corretto e condivisibile, più che cercare i difetti, le critiche, quel cosino che non va bene, ma si riesca a capire lo slancio di cambiamento, innovazione e riforma, eventualmente se il bilancio di previsione fosse approvabile, beh, rispetto agli ultimi anni, qualche settimana di discussione, potrebbe essere approvato se si vuole, se si volesse, tipo entro il 20, una roba del genere, e fare in parallelo, stiamo lavorando sulla variazione di bilancio, una specie di assestamento, non sono grandi numeri, da portare in aula entro il 30 di novembre, anche per abituarci a lavorare in modo programmato, perché i bilanci approvati a dicembre vuol dire non li controlla, tra virgolette, ma in dodicesimi, è tutto farraginoso, alla fine spende chi arriva prima, chi forza, giusto? È un modo di lavorare scomposto, scoordinato. E io vorrei cominciare anche qui a fare una forma di miglioramento. Poi, se non ce la facciamo, dottor Chiama, evidentemente, se il bilancio dovesse circolare fine novembre, i primi di dicembre, è inevitabile che si voglia un emendamento, perché, ripeto, il bilancio è fatto giugno, luglio, agosto, approvato a settembre, ma approvato, dovete immaginare che è stato settembre, praticamente non avevamo più aggiornati per l'interno. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che si colga nell'intimo delle cose che sto dicendo. Grazie. Amministrativa. A me piace molto il calcio, caro assessore. Noi ci siamo abituati in questa legislatura, a inizio mandato, ad avere, come ricorderanno sicuramente i colleghi, a definire per esempio il direttore generale, il segretario generale, il Balotelli di turno. Io invece la vedo lei come, io sono il Cespino, io vedo lei come Higuaín, che è fuori classe certamente, che va a giocare della Juve, che magari si può anche lamentare in un certo senso quando non gli arrivano palloni e mettere la palla nel sacco. Lei ha tutta questa volontà e chiaramente le do merito per questo, perché vuole salvare questo comune, vuole salvare il salvabile, ma probabilmente non c'è niente in questo momento da salvare, e gli scontri che stiamo avendo in questo momento, che lei stesso ha denunciato oggi, ne sono una testimonianza. Quindi per le due l'una, caro assessore, io questo glielo devo dire: o lei prende di petto il primo cittadino, anche perché lei è stato designato dal primo cittadino appunto, per guidare questa macchina amministrativa relativamente soprattutto al bilancio, e quindi
fa prendere dei provvedimenti, oppure, questo glielo devo dire, cioè, nel momento in cui lei non riceve risposte in questo senso, probabilmente dovrebbe essere lei stesso a rassegnare le dimissioni, perché comprendo la sua volontà, comprendo anche che ha avverto anche la sua competenza, anche perché ci troviamo chiaramente a prima del 9 dicembre, che è l'ultimo termine di scadenza che è stato postato dal commissario ad acta, già a discutere ed eventualmente quest'Aula probabilmente approvare anche il bilancio di previsione rispetto a quello che invece è stato fatto in passato, però questo ovviamente non può bastare, perché tutte le energie che lei mette vengono totalmente svilite, vengono annientate da questo lassismo, da questa, ce lo dobbiamo dire, anche indifferenza probabilmente di chi le dovrebbe invece collaborare. Quindi l'altra accusa che lei ha fatto è molto forte, io personalmente ne prendo atto e la ammiro anche per le dichiarazioni che lei sta facendo e ha fatto mettere anche chiaramente al verbale oggi. Però ripeto e concludo, Presidente, se ne è più di una, o lei tira dall'orecchio il primo cittadino, oppure lei stesso probabilmente arrendendosi a questo lassismo che vige in questo comune, se ne ritorni a Firenze e sicuramente starebbe molto meglio, perché non si farebbe, come dire, lo stomaco, diciamo, per dire alla messinese, di pudenda facile. L'intervento dell'assessore relativamente anche, diciamo, una sollecitazione che si è fatto alla mia persona. Che fa? È vero, io nella mia vita non sono mai soltanto casomai il confronto ce l'ha soltanto questa amministrazione, perché ogni amministrazione ha la sua genetica, la sua esperienza, il suo modo di pensare. Per sua conoscenza, così lei magari lo registra, per sua conoscenza questa amministrazione in questi 3 anni ha prodotto schemi di bilancio fuori da termini consentiti dalla legge, non ha mai voluto affrontare nella sede qualcuno che è la commissione, che è questa commissione. E veda, se oggi ci mettiamo a evidenziare che ad esempio il piano annuale delle opere pubbliche, è perché chi le parla e con qualche altro consigliere comunale ci siamo accorti che ancora una volta questa amministrazione non si era preoccupata di portare a conoscenza per le dovute competenze un piano annuale e un piano triennale delle opere pubbliche. Per cui, rispettoso delle leggi, mi auguro che mi sono convinto che anche lei sia rispettoso delle leggi, credo che noi abbiamo fatto il nostro dovere. Io non le voglio citare, perché in questi 10 minuti ho avuto modo di leggere in maniera più approfondita cosa scriveva sicuramente una persona, anzi due persone illustri che lei conosce sicuramente, Mario Bertocchi e Luca Bisio, il 26 giugno del 2015, relativamente... Luca Bisio, professore... Siccome scrivono in un giornaletto, che è il giornaletto degli enti locali, e proprio hanno, stiamo parlando di una persona, allora siccome lei li conosce o lo conosce, hanno scritto proprio un articolo dedicato a quello che è il piano annuale delle opere pubbliche e il piano triennale. Nello specifico, richiamando l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali,